Quest'anno è il ventennale del Museo Diffuso della Resistenza e allora, come voi sapete, le pietre vanno candidate. Bisogna che qualcuno faccia richiesta per la posa della pietra e che Gunther poi venga, la collochi e che la pietra collocata venga posta come monito, ma anche come ricordo di una singolarità irriducibile, di una personalità, di un individuo che ha perso la vita dopo la deportazione. E questa irriducibile individualità, questo essere persona che viene raccontato, è un monumento diffuso e puntiforme che copre tutti i paesi europei dove vi è stata la presenza della barbarie nazifascista, ma è un monumento che richiama l'individualità. E allora noi che in quest'anno abbiamo fatto pose di personaggi illustri, tipo Wanda Maestro, che è stata una partigiana appartenente alla banda di Primo Levi, è stata una deportata importante, avremmo voluto immaginare che il ventennale avesse come, dire, come candidatura, come richiesta da parte del museo una persona nota. E invece abbiamo scelto di fare una ricerca con, grazie all'ANE, grazie a Storetto, grazie agli uffici del museo, individuare una persona che era sconosciuta, che aveva perso il ricordo del proprio nome, che aveva perso la propria storia. Un giovane, di nome Valentino Merlo, che faceva l'operaio alla Fiat Sima, un giovane che ha partecipato ai scioperi del 43 e poi ai scioperi del 44, che è stato un deportato politico, che ha dimostrato con la sua presenza e con la sua vita che ci si poteva opporre al regime, ci si poteva opporre anche a rischio della propria vita. Ecco, la resistenza è anche fatta di storie, anzi, la maggior parte delle storie della resistenza è fatta di storie di persone di cui noi abbiamo perso il nome, il cognome, il volto, probabilmente perché morte prima di poter avere dei figli, morte prima di vedere la liberazione, morte prima di vedere la Repubblica con la sua nascita, di vedere i diritti realizzati e di vedere la nostra contemporaneità. Allora un museo come il nostro credo avesse il compito di prendere questa persona con la sua storia che rischiava di essere consegnata all'oblio e riportarla alla luce di tutti, raccontando una resistenza di popolo, raccontando un atto eroico individuale e una quotidianità che ha visto molti opporsi alla barbarie nazifascista. Altri no, ogni anno facciamo partecipare a questo progetto 10 classi degli istituti torinesi che adottano una pietra d'inciampo e lavorano su questa, lavorano quindi sulla biografia della vittima a cui è dedicata la pietra d'inciampo e poi anche alla realizzazione di un evento finale che può essere una mostra, un laboratorio teatrale, un video, un graphic novel, una scrittura, insomma, un prodotto che poi viene offerto alla cittadinanza negli spazi del Polo del Novecento oppure direttamente presso gli edifici scolastici. Quindi adesso passo la parola a una rappresentanza della Quinta B del Liceo Madre Mazzarello e sono Valerio Verona, Rebecca Bullo e Liliana Mascherpa. 80 anni fa, in autunno, iniziava il fenomeno della deportazione politica. Esse riguardavano i deportati per ragioni diverse da quelle razziali. Nelle liste di trasporto, la sigla impiegata dai nazisti si presenta in forma abbreviata, POL, prigioniero politico, oppure Schutz, prigioniero in base alla normativa sulla custodia preventiva. Le ragioni principali che facevano scattare il meccanismo della deportazione erano due. L'accusa di appartenere ad organizzazioni ostili al nazismo e al fascismo e l'appartenenza alla comunità ebraica. Migliaia di persone, arrestate o trattenute per sospetti, vennero avviate ai campi di transito, come quello di Fossoli o di Bolzano, per essere poi trasferite nei lager. Tra i tantissimi deportati ricordiamo Valentino Merlo. Egli nacque il 7 giugno 1889 e trascorse parte della sua vita a Torino, nella sua abitazione in via Breglio 38. Valentino Merlo era un meccanico e lavorava presso la Fiat Grandi Motori. Partecipò a uno sciopero, a causa del quale venne denunciato per offesa al capo del governo e poi arrestato a Torino per ragioni politiche.
Il 20 marzo 1944 giunse a Mauthausen, classificato con la categoria Schutz e con il numero di matricola 58.988. Venne poi trasferito a Schwechat Floridsdorf, uno dei sottocampi di Mauthausen. In seguito fu trasferito a Sanitätslager, probabilmente perché era in condizioni di salute precarie. Infatti, poco dopo morì il 29 settembre del 1944 nel Erholungsheim-Artheim, Mauthausen. Allora, per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per descrivere questa offesa, la demolizione di un uomo. Primo Levi scrisse queste parole in Se questo è un uomo. Demolire, sinonimo di abbattere. Termine forte, largamente usato in ambito edilizio. Eppure, la storia insegna che moltissimi esseri umani subirono tale processo, diventando deportati, numeri e infine il nulla, privati di qualsiasi caratteristica per cui è possibile definirsi umani. Vi era un bel sole, tutto era chiaro e trasparente, solo nel cuore degli uomini era buio. Così scrisse Mario Rigoni Stern, deportato del campo di Holstein. Nel campo di Holstein, tale aforisma induce alla riflessione profonda. Il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria, che funge da vaccino contro l'indifferenza, costringendo ognuno a rammentare gli orrori del passato e ad attuare un esame di coscienza. Il nostro cuore è buio? Oggi, con la posa della pietra d'inciampo dedicata a Valentino Merlo, si attua un gesto necessario al ricordo attivo. In questo modo, ognuno, abbassando lo sguardo e leggendo l'incisione, potrà meditare sulla propria condotta, migliorarsi e ricordare di lasciare il cuore acceso quotidianamente, anche quando tutto appare perduto. Qualcosa di umano ha scosso nel profondo le generazioni passate e presenti, rendendo l'uomo colpevole di quanto la sua natura possa essere spietata e crudele. Primo Levi scrisse: «La natura è conservatrice, poiché portiamo il ricordo della nostra coda nel coccige. Per quanto tempo possa passare, l'umanità porterà sempre con sé le cicatrici di ciò che è stato». Le pietre d'inciampo ci obbligano a non lasciare nel passato le persone che 80 anni fa sono state abbandonate dal mondo e costrette ad atroci ingiustizie e dolore. Oggi abbiamo la possibilità di costruire un posto migliore in cui vivere. Un luogo in cui c'è spazio per tutti, un luogo in cui il dolore può essere condiviso e ricordato. Grazie a tutti.